Eccola. Ciao. Scusi, figurati. Come stai? Insomma. Raccomandiamoci. Guarda, adesso sto pure bene, però se non ci avessi così. Che hai combinato? Dondolo. Sono un dondolo. Era come la canzone, guarda come dondolo. Sì. Ballavi, ti piaceva? Sì. Ricordi, Ho ballato pure ieri pomeriggio, due balli. Perché ballavi? E che come balla? Perché un'amica mia mi ci ha portato, dice ti faccio vedere dove vado io. Ah, va bene. E che balli sono? Noi abbiamo fatto un tango e due. Filomena, quanti anni hai? Allora, 86 anni a febbraio. Ah, mappa, sì. Complimenti. Vabbè. Grazie. Senti, ma io ho saputo che tu sei una nonna famosa, nonna fit, mi hanno detto, perché anche io ogni tanto seguo qualche cosettina su Instagram. Ah, sì. Ma adesso ogni tanto vedo che cucini, che fai, seguo tutto, ma non ho capito poi, c'era quella storia di... Sono famosa senza saperlo. Sei famosa senza saperlo, ma poi ci sta un certo Instagram. L'hai conosciuto poi questo Instagram? No, spero di... No, ma è un amico tuo, chi è questo Instagram? Lo conosce Samuel, forse. Sì, no, esce con noi, lei però non si fida. Non si fida di Instagram, perché non ti fidi? Perché ne ho sentito tanto brutto al forum. Ah, parlano... al forum... al forum parlano male di Instagram? Tante volte sì. Quindi, perché c'ha delle personaggi, io non so, che si infiltrano e rubano soldi. Ah, quindi è pericoloso. Sì, c'ho paura. Vabbè, se non te fidi, lasciamo stare Instagram. Ti ho detto, mi vediamo a pranzo, ho detto no. Instagram non gli piace. Vabbè, non sei l'unica comunque. Parecchi, ah, sì? Sì, no. Allora, tu hai mai avuto interventi chirurgici importanti? No, l'appendicite, ma... Ok, grosso. 70 anni fa. È ancora... grossissimo, per me ancora tanto ci serve. Senti, invece, a livello di fratture, ti ricordi se hai mai avuto qualche frattura? No, qualche grazie a Dio, no. Giusto una volta, ma non frattura, ho fatto il piede storto che io salivo pure sugli alberi. Ah, e che facevi sugli alberi? A Viterbo. Vabbè, che raccoglievi... I fichi. Cose che c'è. Ah, una distorsione ce l'ha avuta quindi al piede destro. Sì, mi pare di sì. A livello di MOC, l'hai fatto un esame di densometria ossea, ce l'hai? La? La MOC. No, non la conosco. È un amico di caffè. È il cugino di Instagram. Ti ricordi tu se bello ce l'avessi mai fatto un'altra volta? No. Una lastra invece, così vediamo un pochettino. Questa ce l'abbiamo. Lastre al torace no, ne ho fatte tante. 50 anni fa. Quando c'avevo l'asma. La morte è importante perché ci fa vedere se tante volte l'osso fosse un po' debole, no? Sai che perde un po' di calcio. Allora si fa questo esame che fa vedere un po' le mineralizzazioni ossee per vedere un po' la condizione. Vuoi entrare sempre nei macchinari sotto? No, è più semplice. A me senza entrare troppo. Allora, sì, poi? E adesso mi è venuto un attacco del cervicale quest'estate, ecco, non l'ho mai avuto. La cervicale? Mi ci mancava. L'hai fatta apposta che vieni qua? Sì. Ok. E ho ancora il dolore qui, mi si gonfia. A destra lo senti? Sì. In su. Ok, adesso andiamo a vederlo. A destra. Allora. Ti hanno raccontato un po' come funziona qua? No. Non sai niente, a scatola chiusa. Samuel ti porta così. Fammi vedere un attimo invece un attimo la cervicale, mettiti qua. Sì. Quando l'ha fatta l'ultimista all'Otorino? L'Otorino l'ho fatta con te il 23 del mese scorso. Ok, ha fatto tutto un check-up ormai di tutto. Allora, tu non ti spaventare, è facilissimo. No, non mi spavento. Vediamo come va, se si sente qualche scrocchettino lo vediamo insieme. Intanto io vado a controllare tutta la cervicale. Non mi potevo spostare dal divano un millimetro. Uh-huh. Dolori da morì. Sì, Ok, andiamo a vedere un po' com'è qua la situazione. Fai fare a me, faccio solo dei test. Sì, sì. Brava. Fai fare tutto quanto a me che controlliamo. Ok, ferma così. Adesso fai una cosa. Mi guardi un secondino questa penna qua, seguila con gli occhi, Sì. No, questa mi serve a me, tu guarda... Ah, non la reggo io. No, la reggo io. Tu seguila solo con gli occhi, Va bene. Vado. Bravissima. Ok. Allora, ferma così. Andiamo a vedere un secondino. Brava, tu rilassati, è una passeggiata. Morbida. Aia! Brava. Hai sentito che scrocchietto? Eh sì. Ti ha fatto male?
Molto, molto no. No, più paura. Sì. No, beh, paura. No, non te frega Non so niente. tanto Va bene, dipende, dipende. hai visto quanto è semplice? Eh sì. Un Tutto attimo, lì. tutto lì. Stiamo a Facciamo in posto. secondo, vai. Facciamo prima a farlo che a spiegarlo, hai Sì. visto? Vediamo la seconda. Così abbiamo già finito tutta la parte della cervicale e oggi risolviamo questa storiaccia delle vertigini. Aia. Sentito che scrocchione? Ok, abbiamo già finito la cervicale. Già finito. Basta, che ci voleva un secondo. Hai visto? Quanto ci abbiamo messo? 10 secondi. Vai, e questo era importante perché è legato al fatto delle vertigini che lei ha. Poi, aspetta un secondino che adesso rifacciamo un attimo il Queste controllo. vertigini una volta, Sì. cioè tanti anni fa, mi veniva una volta all'anno. Poi mi calmavo però, dopo Mo sono un'oretta, risbucate fuori. mezz'ora. Invece mo su sempre, tutto il giorno. Se sto in mi hanno No, rotto il ma è scatto. adesso risolviamo infatti. Seguimi sempre qua, guarda. Sì, Guarda sempre la penna, sì, carina eh? questa E penna. dopo te la regalo, questa è quella mia. Vai, guarda bene. Ok. Solo con gli occhi, solo con gli occhi. Resta ferma con la testa, brava, solo con gli occhi. Bravissima. Perfetto, basta. Perfetto, dai, dai che ci siamo. Vedrai che questa storia delle vertigini l'abbiamo risolta. Fammi controllare un pochettino com'è andata. Perfetto, basta. Allora, andiamo a vedere il resto? Ok, senti, c'è molto dolore? Un pochino. Sì. Ok, questo perché tu hai un principietto di artrosi al ginocchio. Allora, me Ok? lo dicono E sempre lo tutto. dicono sempre, però questo non stanno neanche malissimo perché vedi il Questo sto diametro. male perché non posso piegarla. Piegato troppo, ma questo c'è una condropatia, si chiama. E che devo fare per quella? Che sarebbe, niente di particolare, eh? Però sarebbe un'infiammazione delle cartilagini. Quindi la cartilagine si comincia a infiammare un pochettino e si rovina perché poi subentra l'artrosi, che è una bella artrosi al ginocchio, che al momento non ci sta perché vedi che lei c'ha il diametro del ginocchio che è abbastanza conservato. Poi il movimento è abbastanza, anche qui vedi, risparmiato bene. Comincia ad avere un po' di ritrazione e questo adesso lo sistemiamo con calma. Va Ah, beh, bene, quindi le perché non ginocchia, posso prendere l'auto che è devo perché ti fare dà da una fastidio, parte, certo. sì, Le da... ginocchia le sistemiamo senza problemi. Allora, ce l'hai un po' di pazienza? Sì. Facciamo con calma, così già adesso lo facciamo. No, no, tu resta giù. Questo fa un po' male perché tira un pochettino il muscolo. Facciamo piano piano, con calma. Si sente tirare? Piano piano, piano piano. Abbiamo quasi finito, basta, eh? Adesso calo, va bene? Ok. Eccolo qua, questo perché la prima volta che lo fai È tira, dura, eh? sì. Però poi ti fa benissimo e ti senti il ginocchio leggero, leggero. Un pochetto bloccato. Le caviglie e parecchio, ogni tanto si fermano. Ok, lascia fare a me piano piano, morbida morbida. Ok, allora fai fare a me che qui va tutto bene. Quindi il ginocchio sinistro, Emanuele me lo segni per fuori che il Sì. ginocchio sinistro lo rivediamo bene perché ci sta una condropatia un pochettino più seria e la sistemiamo. Ok, vediamo di sistemare invece adesso il resto della colonna. Tu non mi aiutare, eh? Faccio piano piano io. Sì. Ferma così, non cadi, non cadi, ci sto io. Tranquillo, lo so, ma io vedi che ci sto io qua. Rilassati piano piano. Ok, fai fare tutto a me, eh? Sì. Morbida, morbida. Sì. Brava, tranquilla, morbida. Vedi che non cadi? Ci sto io, eh? Brava, fatto. Senti il clicchino Sì, ma lei piccolino? non lo sentite Pancia in tanto su, vai, dolore? vieni su. No, non fa male qua. Mettiti un po' più su, vieni su, vieni su, non cadi, non cadi. Brava, ok. Possiamo fare queste tecniche a tutte le età, basta farle piano piano. Con calma, adesso sente un clicchettino piccolo. Adesso facciamo l'altro. Ci sei? Sei stanca? Sì, No, vado, no, no, eh. Se non dovessi sono essere stanca. stanca, me lo dici. Non mi aiutare, ferma. Brava. Faccio tutto io. Lasciati cadere. Oh, vedi che qui sei più bloccata da questo lato? Tira di più. Sì, Perché beh, questo c'è il problema però del così non mi fa ginocchio. E male. ancora no. Però c'è il ginocchio che poi vedi ti va a tirare pure sulla schiena. Quindi dobbiamo sistemare questo lato qua. Tu rilassati, lascia morbida. Brava, morbida, morbida. Brava. Bravissima. Pancia in su. Ok. Benissimo, eh? Adesso non fa male niente. Mezzo. Oh, ma tira, ginocchio faccia male. Ginocchio, se lo tiri, fa male. Sì, ginocchio sì. Però per fortuna gli sblocchetti semplici. Con calma, eh? Andiamo ad accorciare che tira.
Tutto a posto? Sì, sì. Mo te ne accorgi? Vado, E mi prepara così. Tira piano piano? Sì, piano piano tira. Tira, Dove senti tirare? Qui. Là, esatto. Quello è lo sciatico. Piano piano, lo senti che tira? Sì. Con calma, manca poco. Manca poco. Basta che non casco dal letto. No, è che caschi caschiamo due, quindi meglio di no. Piano piano. Ok, e adesso con calma si torna. Ma vedrai come ti senti leggera leggera con la gamba. Quella è la parte bassa che ha a che fare con la lombare. Sto piede che sta a fare così. Rilassiamoci. Devo girare? No, però devi rilassare. Piano piano. Vado, Sì. Ok, con calma. Piano piano. Questa si sente, forte. Però non è che dolore. Ok, sopportabile. Sì, sì. Bravissima. Se facciamo questo, liberiamo tutto il dolore sulla schiena e sul nervo sciatico. È andata. Intanto che ti riposi, ferma così. Diamo un paio di cosettine qui, piano piano. Brava, rilassati. Oh, aspetta che vediamo anche la seconda. Questa è una tecnicuzza che si fa apposta quando le vertebre dorsali della schiena sono un po' delicate, visto che c'è un po' di osteoporosi. Perfetto, stiamo andando bene. Facciamo un'ultima tecnicuzza facile facile qui. Resta rilassata, morbida morbida. Brava, tu rilassati, faccio io. Rilassa, brava. Facciamo anche l'altro lato, gira la testa di qua, piano piano. Vai che abbiamo quasi finito. Brava. Faccio io, ferma. Brava. Eccola. Bene, pancia in su e ci riposiamo. Brava. Perfetto. E con questo andiamo a vedere il nistagmo, che è un movimento piccolino degli occhi, per vedere se tante volte ci fosse ancora. E negli occhi mi devono fare che mi è ritornata una cataratta. Pure la cataratta, così ci mettiamo tutto quanto. Non mi manca niente. È un check-up pieno. Va bene. Controlliamo le ultime cosettine e ci siamo, Lascia fare tutto a me. Morbida morbida. Certo. Brava, ferma così. Aspetta che vediamo anche l'altra. Brava. Ci sei? Però mi sento più leggera. Certo, senti leggera tutta la fatto. Va bene. Allora, vedi che è più leggera la gamba? Sì, sì, mi sento più leggera. Allora, mettiti comoda. Che dobbiamo fare? Un paio di consigli e ci siamo. Allora, poi mi mandi qualche foto? Sì. Dove la mandi? Su Instagram? No, dove la mandi? No, non la mando nessuna parte. Su WhatsApp? Boh. Ma WhatsApp? Che c'è la zappa? Noi la zappa ci fa... Ma è per WhatsApp! WhatsApp non lo so. Come ci sentiamo noi? Sul telefono? Una zappa? No, ci telefoniamo direttamente sul telefono? Devi dare il numero. Il numero mio? Sì, così mio. Dopo mi dice dove lo metti? Ci telefoniamo. Sì, prima portavo i pacchi. Alla sera vedo sempre. Quindi che ti piace? Ti piace pure Gerry Scotti? Quando non mi piace Gerry Scotti meno. Poi diventano Paolo Bonolis. Poco, perché è troppo buttare, Paolo Bonolis è troppo buttare. C'ha troppe battute, qui tagliamo. Qualche passeggiatina, come sta guardando, qualche passeggiatina sarebbe buono, perché ti aumenta la circolazione sanguigna, ti fa bene perché piano piano vai a rifare quella muscolatura che poi ti serve per fare tante cosine a casa. Sì. Capito? Quindi una bella passeggiatina, 10 minutini, una volta al giorno, non sarebbe male. Ci proviamo? È il tempo che non c'è. Sei proprio impegnatissima, i programmi sono tanti, Non so stare senza fare niente. C'è da fare. Ma perché... C'è sempre o sferruzzo o cucio. O sferruzzo o cucio. C'ho due macchine da cucire. Ma mamma, è brava. Brava, brava. Ho fatto le tute per tutti avvicinati. Per tutti quanti. Allora, se riuscissi a mettere almeno però quei 10 minutini ogni tanto, con la scusa che magari invece di fare tutto con la macchina, no? Facciamo pure una passeggiatina, sarebbe buono. Bene? Sì. Ok. Senta, e se mi fanno fare il macchinario per la cervicale, lo devo fare o no? Adesso non ci serve per il momento. Non ci serve. Poi se ci dovesse servire, valutiamo un attimo. Però siccome adesso gli occhi non ci hanno più il problema,
le vertigini non ci stanno, significa che il problema era della cervicale. Ti appara quel bozzo che sentivi qua dietro. Controlla un po'. Sì, ce l'ho ancora. Questo è più magro. Questo è più magrolino. È magrolino. Questo bozzo che senti dire. Questo non è gonfio, questo non. Questo pozzo che questo qui sì. Questo qui è una cosa che abbiamo tutti quanti. Questo qui è il condilo occipitale. Sai che cos'è? Non lo so. Ti manca il condilo occipitale, non sì, è una cosa che si sente tutti i giorni. Sì, no. Però sarebbe proprio un bozzetto che noi abbiamo qua dietro e qualcuno ce l'ha un pochettino più grande dell'altro rispetto all'altro lato. Cioè questa volta è un po' più grande, ma questa roba che tu hai proprio dalla nascita. Ma prima non me ne accorgevo, e adesso che si gonfia tanto di più e me ne accorgo. Sai che cos'è che si gonfia di più? Il nervo? No, il muscoletto che sta qua sotto. È questo che ti sembra di più, siccome il muscolo sta più denso, diciamo, più in contrazione, allora lo senti di più. Se invece il muscolo si rilassa, lo senti di meno. Però il bozzo è sempre uguale. Ah beh, vabbè, ma capito? Se c'è il bozzo, basta che non mi fa male. Basta che ti fa male, poi l'importante è che non ti gira la testa. Va bene. E quello è, questo sto cercando. Non riesco, fa 100 cose e non è così conclude una. L'unica cosa da fare era sbloccare la cervicale. Si è sentito un bello scrocchio sulla cervicale? Non mi potevi portare prima qui. È quello, ma dobbiamo organizzare infatti. Vabbè, comunque. Sono capace. Ci abbiamo tutto. Senti, allora dammi un bacetto e noi ci sentiamo presto. Grazie. È stato un piacere grande. No, ci penso io oggi. Abbiamo già fatto noi. Grazie. Va bene? Grazie. Instagram. Ciao Instagram! Salutiamo Instagram! Ci vediamo un altro giorno! Meglio se non vediamo proprio! Va bene, allora salutiamo, sì! Grazie, sì! Salutiamo! Ciao! Ciao!